Amici carissimi del canale Lucid Second Side, buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora una volta su Football Manager 2021. Tanta ma tanta l'attesa, tanta ma tanta l'emozione per iniziare questa seconda stagione in Serie B per il Calcio Catania, per la nostra maglia rossa-azzurra. Sono veramente molto ansioso di vedere, di capire bene che intenzioni abbiamo quest'anno e vorrei partire subito col farvi vedere, visto che lo scorso video abbiamo dovuto fare le cose un attimino così di fretta, tra virgolette, il montaggio del video, ho cercato di carpire le parti più interessanti che vi potessero più, come dire, rendere partecipi. Dobbiamo vedere un attimino alla fine della situazione. Ancora il calciomercato, attenzione, non è concluso, ma oggi affrontiamo per la prima volta l'Arezzo e sarà la nostra prima uscita ufficiale in Coppa Italia. Attenzione, quindi fra una settimana, ragazzi, inizierà il campionato e vi volevo far vedere per l'appunto la situazione degli acquisti del Catania, tutto ciò che è stata lì la spesa fatta dal Catania e le vendite e le cessioni. Quindi, come potete ben vedere, abbiamo acquistato per 185.000 euro, venduto per 185. Quindi praticamente, ragazzi, abbiamo fatto 0-0 sia in plusvalenza che in uscite. Quindi sono usciti i giocatori, sono entrati i giocatori, però ovviamente sono usciti giocatori abbastanza ormai vissuti, ormai diciamo agli sgoccioli con la maglia rossa-azzurra. Quindi diciamo Reginaldo, 38 anni, a costo zero al Botafogo, Alessandro Gatto pure, anch'esso non era più un giocatore secondo me che poteva fare la differenza da noi. Adesso sicuramente in Serie C con il Lecco farà sicuramente bene. E lo stesso per Rosai, sempre in Serie C, quest'altro difensore, quest'altro centrocampista centrale che l'abbiamo avuto in panchina per un anno e mezzo, anch'esso a costo zero al Siena. L'unica vendita con al momento un guadagno è stata quella di Khalifa Manné all'Elche per 180.000, che diventeranno successivamente 230.000. Il Catania invece spende pochissimo, altrettanto. L'unica spesa che abbiamo fatto è stata quella per il centrocampista Joey Pelupessi del Pordenone a 120.000 euro. Vi faccio vedere le caratteristiche di questo giocatore. Cioè, tutto, diciamo, abbastanza, come dire, agevolissimo, signore, di un certo livello per la Serie B. Assolutamente, questo è il mediano di cui avevamo bisogno, quindi il regista retrato di cui avevamo bisogno, perché l'anno scorso abbiamo praticamente stentato un po' in quell'area con Nicola Rigoni, che adesso è ritornato alla sua squadra di origine dal prestito. Quindi poi abbiamo preso a 65.000 euro Claudio Morra, questo attaccante, questa punta di 27 anni, molto interessante, veramente molto interessante. Quindi adesso si va a comporre il trio delle punte che noi abbiamo a disposizione per questo campionato. Sapete bene che con il nostro modulo noi generalmente giochiamo con una punta sola, quindi abbiamo bisogno comunque, nel caso in cui ci fosse qualche infortunio, come in questo caso, perché Pecorino si è infortunato per 6-7 settimane, probabilmente salterà anche la prima di campionato contro l'Empoli in casa, e quindi abbiamo in quel caso Emi Kantekin e questo Claudio Morra, molto interessante. Vi faccio vedere anche Tekin, comunque è in prestito, guardate che giocatore, dribbling 16, ragazzi, finalizzazione 15, 19 anni, è tedesco, dell'Hertha Berlino, vi ho detto tutto. Abbiamo purtroppo la clausola che loro lo possono chiamare in qualunque momento, il che significa, secondo me, che se farà bene, più farà bene e più rischio c'è che se lo richiamano. Poi abbiamo preso da Lecce questo portiere, Alexandru Borbei, rumeno, 19 anni, sostituto di Mazinga Zeta, che comunque si presenta già anche abbastanza bene per essere un 19enne. Poi abbiamo preso Chibozo dalla Juventus, questo a costo zero, 19 anni, pure lui un'ala, molto ma molto interessante, molto ma molto interessante. Un vicepinto. Poi abbiamo preso Colpani al centrocampo, vi faccio vedere. Insomma, il centrocampo si è sistemato, perché ora abbiamo Icardi, Colpani, Leonardo Mazza. Insomma, ne abbiamo di gente, nell'attesa che si venda anche Mazzarani, che ha alcune offerte. Poi abbiamo preso dalla Juventus Under 23 Barrenechea, questo Barrenechea che vi faccio vedere, anch'esso può fare secondo me abbastanza bene, un potenziale 4 stelle, 21 anni. Insomma, abbiamo preso tanti bei giovani di grande speranza, sicuramente poi c'è l'esperienza. Poi abbiamo preso quest'altro giovane in prestito dall'Inter, 20 anni, difensore centrale francese, questo Yute Kinkö, che si è fatto vedere abbastanza bene in amichevole, 3 presenze, un gol già per lui, media 7,23. Insomma, si è presentato abbastanza bene. E poi diciamo che questo. E poi abbiamo preso Malik Dibril dal prestito alla Fiorentina. Questo è un ragazzino di 18 anni, anch'esso 30.000 euro. Prestito al momento. Può fare sempre comodo, non si sa mai. Quindi
Signore, ci stiamo presentando abbastanza con i presupposti giusti. Ora affrontiamo l'Arezzo nella prima partita ufficiale della stagione. Scendiamo in campo con una formazione, secondo me, la formazione migliore che abbiamo in questo momento a disposizione. Eccezione fatta purtroppo per gli infortunati, tipo Pecorino. Non lo avremo per un paio di settimane. Nel frattempo comunque i nostri osservatori, come vedete, stanno lavorando alla grande perché ci stanno dando sempre dei suggerimenti molto interessanti. Quindi adesso tocca a noi, andiamoci a fare subito questa primissima partita ufficiale. Mazzarani a destra confermato assieme sulla fascia a Edoardo Blondet. Il Catania comunque si presenta con Mazzini in porta, Blondet, Zaro, Kinkö e Luca Coccolo, Di Brill, Baranechea, Colpani, Mazzarani, Diogo Pinto e Tekin subito là davanti. Mentalità positiva. Confermiamo la formazione e si inizia ufficialmente la nostra seconda stagione di Serie B con la prima uscita del Catania in Coppa Italia. Giocate come sapete e il risultato verrà. Andato via l'audio, non si sa per quale motivo. Speriamo che si ripristini molto presto, perché senza audio siamo rovinati. Vediamo, qua l'audio ci dovrebbe essere. Sembra strano. Oh, no, non saprei. Comunque, subito attacca l'Arezzo. Sembra che non ci sia pubblico. No, ok, è tornato l'audio, perfetto. Meglio così, perché mi sentivo sprovvisto senza il nostro lato. Grande Colpani, subito passaggio per Di Brill, di prima intenzione per Mazzarani. Mazzarani deve sentire sicuramente la pressione addosso. Mazzarani è sul piede di partenza, stiamo solamente aspettando delle offerte concrete che dovrebbero arrivare in questi giorni. Al solito Diogo Pinto, quest'anno dovrebbe essere anche l'anno di Coccolo, che l'anno scorso ha giocato poco, ma io ci tengo a questo giocatore. Baranechea, grande subito lui con disimpegno, indietro per Colpani. E Diogo Pinto, il gol del Catania, e il primo della stagione arriva proprio da Diogo Pinto. L'acquisto di gennaio dell'anno scorso, 1-0 Catania. Rivediamo questa realizzazione sull'asse Baranechea-Colpani. Arriva Diogo Pinto, che la sua specialità da quella zona, lui la sa mettere lì. 1-0 Catania. Nelle uscite comunque delle partite amichevoli il Catania non ha perso una partita, ha fatto due pareggi e due vittorie nelle quattro amichevoli per adesso giocate. Insomma, Baranechea dovrebbe secondo me addrizzare un po' la mira, perché il piede ce l'ha ma non è ancora caldo. Finisce 1-0 la prima frazione di gioco, il Catania in vantaggio. Mi piace come stanno andando le cose, assolutamente avanti così, anche se l'avversario è nettamente inferiore a noi sulla carta, però dobbiamo stare proprio attenti a dire queste cose. Kinkö spazza lontano tra lui e Zaro, non so chi è più alto. Abbiamo due difensori centrali di un certo livello. Ancora Coccolo per Diogo Pinto, autore del gol del momentaneo vantaggio. Di Brill di prima, molto bene, attenzione, Tekin e calcio di rigore. Sarà Mazzarani a battere? Vediamo. Oh, deve batterlo proprio Tekin. Batte Tekin. Proprio Tekin alla battuta sul dischetto. Il tiro di Tekin, il gol. Spiazza completamente. Anzi, angola molto, ma molto, ma molto, ma molto questo tiro. Ed è 2-0 Catania. Tekin, prima rete per lui in campionato con la maglia rossa. Cioè, in campionato con la maglia rossa azzurra. Prima rete ufficiale. Bene così, ci sono degli ottimi presupposti. Siamo al 60esimo. Arrivano le prime sostituzioni per il Catania. Allora, sì, Diogo Pinto ne ha ancora per poco. Facciamo entrare Timo Niemeyer, che è in rotta con me. Infatti vedete che è nervoso, sta allenando malissimo. Lui vorrebbe giocare di più, ma non è secondo me a livello della Serie B. Sarebbe un ottimo giocatore di Serie C, ma a quanto pare al momento sta rifiutando qualunque tipo di passaggio da qualche altra squadra. Vabbè, pazienza. Sulla sinistra non abbiamo nessuno sulla sinistra?
Dovremmo. Se abbiamo Timon in memoria da questa parte. Mazzarani, allora sulla destra abbiamo, sì, Tiago Pinto non l'abbiamo fatto uscire, quindi non abbiamo nessuno. E vabbè, per adesso facciamo questa unica sostituzione, andiamo avanti. Gli altri stanno piuttosto bene. Sono curioso di far giocare questo Pelupessi. Infatti facciamo uscire Di Brill, che ha fatto una bellissima partita. Entrare proprio Pelupessi. Questo nuovo acquisto è arrivato proprio questa settimana dal Pordenone. Non si sente l'audio, strano. Scatti quest'audio oggi. Patriarchi per Zuppel. Però l'Arezzo attaccato da Kunke. Simeoni. Larga benissimo per Zanini. Zanini dentro l'area di rigore. Prova la botta di sinistro, ma è alta. Mazzini aveva già controllato. E finisce probabilmente con questo risultato. Il Catania passa il turno battendo l'Arezzo per 2-0. Prima uscita ufficiale, devo dire. Bella vittoria, ragazzi. Ben fatto. Zaro fa lo spaccone, ma non dovrebbe. Adesso, ad ogni modo, ci sarà probabilmente l'ultima amichevole della stagione. La... non ve la faccio vedere. Giocheremo contro lo... no, contro lo Spezia? No, è amichevole. Deve essere amichevole. Non può essere che partita di campionato, perché lo Spezia è salito in Serie A. Ah no, giochiamo la partita di Coppa Italia. Ah, e allora ragazzi, la partita col Feral Pisalò, l'amichevole, la dobbiamo annullare. E perché poi giochiamo 10 giorni dopo, quindi no, dobbiamo giocare la partita contro lo Spezia subito dopo lo Spezia. Vediamo se riusciamo a imbastire un'amichevole o altrimenti andiamo direttamente al campionato. C'è la partita del terzo turno della Coppa Italia, quindi dobbiamo farcela immediatamente. Va bene, ci vediamo per il prepartita. Spezia Catania, dunque, terzo turno di qualificazione Coppa Italia Coca-Cola. Il Catania gioca una trasferta molto interessante, questa contro una squadra che è appena stata promossa in Serie A, che per l'appunto è lo Spezia, che ha fatto un ottimo campionato l'anno scorso. E Catania conferma la sua formazione con Mazzini in porta, Blondette, Zaro, Kinkö, Pinto, Di Brill, Paranechea, Barrenechea, Colpani, Mazzarani, Diogo Pinto e Tekin in avanti. Quindi Di Brill ha giocato bene la scorsa partita, quindi lo confermiamo, e confermiamo anche la squadra. Abbiamo Pino, che mettiamo, un ragazzo della primavera che ce lo stiamo portando quest'oggi in panchina. È un difensore centrale, molto interessante. Allora, lo Spezia si presenta con Krapikas, Berra, Magnani, Ismaili, Bastoni, Ricci, Fossati, Maggiore, Parigini, Sabiri e Mazzocchi. Al Catania, diciamo, c'è gente nervosa, finché è nervoso. Regaliamo ai tifosi una bella partita. Allora, andate in campo e stupite tutti. Ai difensori, per l'appunto, gli chiediamo che crediamo in loro. Centrocampisti, stessa identica cosa. L'attaccante, credo in te. E si parte. Spezia Catania. Con il Catania che adesso si impossessa del pallone battendo una rimessa laterale al sesto minuto. Ancora Barrenechea. Barrenechea deve mettere... cioè, Barrenechea c'ha un piccolo difetto, a quanto pare. Ah, il piede da che dovrebbe fare una leggera convergenza, secondo me, con questo piede. Perché le capacità ce l'ha, lo stop pure, ma a livello del... al momento del tiro si va un po' perdendo, ragazzo. Krapikas. Bella Pinto, attenzione. Ah, aggredisce Diogo Pinto, mitico Diogo Pinto, attenzione. Viene fermato in maniera brusca, ma ancora riesce a recuperare il pallone. Ancora Diogo Pinto, mette al centro per Colpani, Colpani per Tekin! 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 Seconda rete per lui. E Pecorino sta tremando, signori. Pecorino trema, ragazzi. Avrà molta concorrenza quest'anno. Grande qui il gol. Intanto passaggio meraviglioso di Colpani sul filo del fuorigioco. E Tekin porta il Catania in vantaggio sullo Spezia al 37esimo. E finisce il primo tempo con il Catania in vantaggio. Dobbiamo evitare comunque di rilassarci. Ok. È importante, però stiamo giocando benissimo. Meglio così, bene così. E che Mazzarani, come vedete, ragazzi, c'ha la testa da qualche altra parte. Secondo me non è il giocatore più che può fare per noi.
Vediamo. Barra. Fossati, ancora barra. Che poi è berra, non è barra. Al centro. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. E il gol. Qui è stato bravo Berra per ben due volte. È stato veramente bravo Berra. Tante nostri, no, incoraggiamoli qua, nulla. È stato bravo Berra perché per la prima volta, come vedete, il suo è stato deviato. Poi riprende ancora la palla intelligentemente, alza la testa e appoggia per Maggiore. Porta a due reti anche per lui, come Tekin. Maggiore è un altro bel giocatore, Poi sicuramente se l'avessimo cercato ci avrebbe mandato a quel paese. Allora, qua c'è da sostituire immediatamente Mazzarani. Il problema è con chi lo sostituiamo Mazzarani. Ancora con Timo Mimmemer. Allora, evidentemente abbiamo bisogno di qualcuno a destra. Anche se abbiamo... ma dov'è il nostro... Ah, infortunato Petrella. Infortunato. Ecco chi ci mancava. Mirko Petrella è infortunato, vero? Ma diamo la possibilità a Nimemer di redimersi. Andiamo, facciamo entrare anche Pelupessi al posto di Brill, che non sta giocando adesso benissimo. Mi sa che si fa i calci di rigore o no, ai tempi supplementari probabilmente. Sì, tempi supplementari. Meritiamo di vincere assolutamente. Cominciamo i tempi supplementari. Bella partita, avvincente. Contro un avversario di categoria superiore. Ecco, si infortuna Blondetta, perfetto. Entra al suo posto Pellegrini. Ahia, brutta storia, raga. Speriamo che non si è fatto male, che Blondetta per noi è molto importante. Finisce il primo tempo, si inizia con il secondo tempo supplementare tra Spezia e Catania. Catania è abbastanza stanco. Ismaili, il colpo di testa ancora di Ogunesene, per Improta, Rizzo, ancora Improta, non lo fermano, Improta, prova la botta però, tiro molto ma molto sbilenco, pecca di lucidità in questo caso, sarà la stanchezza. Allora il Catania che ci prova con, partendo dalle retrovie, Zaro, portapalla, poggia per Pellegrini, Pellegrini ancora, alza questa palla per nessuno. Danno una palla di testa ad un giocatore di 1,40 m. Bello questo recupero momentaneo. Ancora Parigini, ci sta provando molto lo Spezia con Berra, molto pericoloso, autore del primo gol. Attenzione qui, grande parata. Allora a questo punto vai prudente e a questo punto chiedi concentrazione. Attenzione, Diogo Pinto. Tutto questo calcio d'angolo, il colpo di testa, mamma mia, palla a ribattere, riprende la palla. Allora Parigini, ex Torino, Torio Parigini, si fa tutto il campo inseguito momentaneamente. Attenzione dall'altra parte, bene Pellegrini, Ricci il capitano, il Catania la porta là, ancora Parigini. Azione non si è conclusa. Berra mette al centro un pallone bellissimo e arriva il gol. Arriva il gol che probabilmente mette la parola fine a questa partita. Siamo al 116esimo minuto, mancano 4 minuti. E il Catania purtroppo non riesce. Ecco, Timo Mimmemer, infatti, ragazzi, 6.5. Questo giocatore è deludentissimo. Pelupessi è entrato e non ha fatto praticamente nulla. Male, 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 molto male. E vabbè, tanto non era nei nostri obiettivi vincere la Coppa Italia, quindi usciamo comunque sì a testa alta. È stata una giornata storta, non posso lodare il vostro coraggio, avete dato tutto, quindi meno male, l'hanno presa abbastanza bene. Signori, adesso si volta pagina, si inizia a fare sul serio, si va verso le partite che a noi interessano di più. 2 settimane per Blondette, pensavo molto peggio. E quindi sì, a questo punto direi che ci vediamo direttamente per il prepartita di Catania-Empoli, prima giornata di campionato di Serie B.
Si entra ufficialmente nel vivo della stagione con la prima giornata di campionato di Serie B, anno 2022-23, Catania-Empoli, Cittadella-Benevento, è già subito big match fra due squadre che sono uscite purtroppo battute dai playoff, Cremonese-Crotone, Genoa-Ascoli, tenete occhio al Genoa ragazzi, squadra di lusso per il campionato di Serie B, Jugoslavia-Chievo, Chievo chiamato a fare un'ottima stagione quest'anno, come anche il Lecce e la Salernitana, tra due squadre ferite l'anno scorso. Pordenone Frosinone, Renate e Carpi, invece Renate all'esordio assoluto in Serie B, Ternana, Monza, Virtus Entella, Virtus Francavilla, anche per la Virtus Francavilla, è un esordio straordinario in cadetteria. Catania deve pensare comunque a se stesso, tra altre cose nel mirino ci sono altri due giocatori che stanno per giungere alle porte del Mister Lupus, ovvero un terquartista sinistro della Milan che si chiama Capanni, e poi avremo un difensore centrale, sempre in arrivo. E il nome di questo difensore centrale in questo momento mi sta sfuggendo. No, aspetta, vabbè, lo potevamo vedere, lo vedremo comunque successivamente. Non mi ricordo neanche più il nome, ragazzi, perdonatemi. Va bene, comunque sia, noi confermiamo la squadra con Mazzini, Pellegrini, Zaro, Chinchè, Pinto, Dibril, Berenachea, Colpani, Petrella che rientra, ma è ancora non è al 100%, quindi io farei giocare Mazzarani, comunque confermato ancora. A destra Pecorino ne ha ancora per un paio di settimane, infortunati ancora Dall'Oglio e Blondet, quindi direi che il Catania può giocare e confermare questa sua formazione in maniera equilibrata. L'anno scorso contro l'Empoli abbiamo fatto 6 punti andata e ritorno, vittoria all'andata per 4-0, partita con più gol da parte del Catania, e al ritorno finì 1-0 in terra toscana. Empoli comunque si presenta con Brignoli, Gjorgen, Krajnc, Bipi, Germoni, Semplici, Maestro, Haas, Mancuso, Bandinelli e Alessandro Rossi. Mi aspetto la vittoria, anzi andate e cercate di impressionarmi. Difensori, credo in voi, credo in voi, credo in voi. La fascia del capitano serve solo per scarpe amministrate, so di poter contare su di lui per dare buon appoggio. Sì, il capitano è Pelupessi e si parte. Parte ufficialmente la seconda stagione di Serie B del Catania, in casa davanti ai propri tifosi, contro l'Empoli che è un'altra di quelle squadre che l'anno scorso avrebbe dovuto dare molto di più. Subito il Cittadella in vantaggio, la Ternana in vantaggio, il Frosinone in vantaggio, l'Ascoli in vantaggio a Genoa, niente proprio di meno che... sta andando proprio sullo 0-0 questo primo tempo, con un nulla di fatto, addirittura Pellegrini 6.4 sta giocando malissimo. Non mi è piaciuta la vostra partita, quindi svegliamoci. Che così non va bene. Va bene che ancora, ecco, Pellegrini 6.3. Ma che cosa gli sta prendendo a questo ragazzo oggi? Ai. Ancora Mancosu per Alessandro Rossi. Scatto improvviso. Attenzione, Rossi non lo mettere a terra. Meno male. Facciamo uscire Pellegrini che sta giocando veramente, ma veramente male. Tra altre cose è pure fatto male, vabbè, entra Brignani al posto suo, confermo. Ai nostri diciamo che lo desidererei di più, onestamente. Parenaghea pure lui, non sta giocando benissimo, 6.4. Non si stanno allenando bene sti ragazzi, Facciamo entrare allora il nostro mitico Leonardo Mazza. Anche Tekin, partita obbrobriosa per lui, al 76esimo, dobbiamo far uscire anche Tekin, entra e esordisce Claudio Morra. Giocatori appena arrivati. Niente ragazzi, si sta finendo con uno obbrobriosissimo 0-0, finisce infatti così. Catania-Empoli vince 0-0, prima giornata di campionato di Serie B. Onestamente sono un po' deluso. Non mi è affatto infatti piaciuta la vostra partita. Avremmo dovuto fare molto di più. Invece non si è stata manco un'azione, anzi una sola, che è stata quella dell'Empoli. Catania-Empoli 0-0, Cittadella-Benevento 3-2, Cremonese-Crotone 0-0. Attenzione, il Genoa batte l'Ascoli 3-1 dopo essere passato in svantaggio. Jugoslavia 1, Chievo 3, Lecce 2, Salernitana 1, Pordenone 4, Frosinone 2, Renate 0, Carpi 1, Ternana 1, Monza 0, Virtus Entella, Virtus Francavilla 2-0. Pellegrini fortunato per due giorni. E ora si va subito in trasferta
contro il Frosinone. Questo non sarebbe male, per esempio, quest'altro giocatore. È un terzino, vabbè, a terzini siamo messi abbastanza bene. Questo non mi piace. Questo non mi piace nemmeno. Questo mi piace. Questo è un attaccante, però attaccanti, ragazzi, noi siamo stracolmi di attaccanti. Ma signori, questo ragazzino qua addirittura è dell'Leicester. È valutato 7 milioni e 750 mila pippi. Ma lui quando prende di stipendio 980. No, non è cosa per noi. Non ce l'abbiamo questi soldi. Siamo una piccola. Siamo una piccola, quindi dobbiamo comportarci come tale. Vediamo per i prepartiti Frosinone Catania. Seconda giornata di Serie B, Ascoli, Renate, Carpi, Ternana, Chievo, Pordenone, Crotone, Juve Stabia, Empoli, Virtus, Entella, Frosinone, Catania, Lecce, Genoa, big match, Monza, Cremonese, Virtus, Francavilla, Cittadella, Alcatania. È appena arrivato il difensore centrale di cui vi parlavo, che per l'appunto si chiama Baiocco, che subito si mette Boiacco, scusate, Boiacco, un difensore centrale della Fiorentina, molto ma molto interessante. E già subito titolare con Kinke. E andiamoci a giocare questa partita, ragazzi. Mi auguro di fare molto meglio rispetto alla giornata contro l'Empoli, che è stata una partita di una tristezza infinita. Così concludiamo magari il video in bellezza, si spera. Frosinone che si schiera con Bardi, Brighenti, Goldaniga, Obert, Tena, Maiello, Tribuzzi, Caric, Ricci, Beghetto e Lombardi là davanti. Siamo davvero favoriti per cui no, regaliamo, mi aspetto che vinciate, ragazzi. Regaliamo tipo una bella partita nonostante i pronostici siano contro di noi. Non gli diciamo niente questa volta. Sono molto contento di lui, non ho alcun timore. Frosinone arriva da due sconfitte ed una vittoria nelle ultime tre, frutto di sconfitta in campionato e una sconfitta in Coppa Italia. Il Catania invece arriva da un pareggio, una sconfitta ed una vittoria. Frutto di una vittoria in Coppa Italia, una sconfitta in Coppa Italia e la pareggio in casa contro l'Empoli. Si inizia. Padrone di casa con un gran pubblico quest'oggi. Quasi tutto pieno lo stadio. Che cavolo fa? Ma Mazzini è impazzito, ragazzi. Certe volte mi verrebbe proprio di spaccargli la faccia a Mazzini. Ma dorme, ha delle così, delle improvvise dormite allucinanti. Comunque Frosinone è grande piglio, eh. Sta partendo alla grande. Blondetta recupera. Di Brill. Squadra molto giovane quella del Catania adesso. L'età media si è abbassata parecchio. E si vede. Mettiamo un po' di inesperienza in questione. Attenzione a Lombardi. Lombardi contro Mazzini. Mazzini para. Facile. Concentrazione. Concentrazione. Mirko Petrella rientra dall'infortunio. Ed è una grande soddisfazione averlo per noi in campo. Però non riusciamo neanche, non stiamo riuscendo a fare più nulla. Attenzione, Lombardi ancora una volta contro Mazzini. Lombardi, Lombardi, Lombardi. Il tiro, il gol. Ragazzi, ragazzi, campanello d'allarme, ragazzi. Che facciamo? Arriva il gol di Lombardi dopo 26 minuti. Frosinone 1, Catania 0. Qui io dico, ma perché non gli hai tolto la palla? Chi sei tu? Pinto? Perché? Perché? Giovanni? Che cazzo ti sta succedendo? Ancora Frosinone. Raga, non è un inizio entusiasmante, quello che sto vedendo in questo momento. Attenzione. Krajic il tiro. Meno male, meno male. Riparte allora Diogo Pinto. Diogo Pinto è solo 2 contro 2. Dovrebbe dare questa palla. La dà infatti per Tekin. Tekin, attenzione. Contro il portiere. Tekin e tiro. Anticipato. Benissimo. Da Maiello. Però buona questa azione del Catania. Che almeno ci sta provando. Ora Diogo Pinto. Probabilmente questa azione finirà con un nulla di fatto. Colpani indietro per Dibrilli di prima. Benissimo per Baranachea. Attenzione. Il tiro. Il gol. Il gol. No, annullato. Porca miseria. Ma è stata un'azione bellissima, ragazzi. Vediamo dov'era sto fuorigioco. Ma di quanto? Di un centimetro, di un millimetro, raga. Gli aveva pure bucato le mani. Incoraggio, incoraggio che stiamo giocando.
Attenzione, Beghetti, battuta al calcio d'angolo, il tiro alto sopra la traversa. Una difesa, ragazzi, un po' ballerina oggi, o sbaglio? Difesa un po' ballerina, non mi piace assolutamente, eh. Aspetto uno spettacolo migliore, Di Brillo è demotivato. E allora, scusami, se sei demotivato, io ti faccio uscire. Io non posso giocare con gente demotivata in campo. Entra il capitano Perupessi. Se mi ti demotivi, io non ti posso far giocare un secondo tempo dove ho bisogno di gente motivata. Andiamo con mentalità offensiva. Diogo Pinto sta giocando malissimo. Non so per cavolo, per quale cavolo di motivo. Diogo Pinto, dobbiamo farlo uscire. Timo Mimmer. Mamma mia, questo qua, ragazzi. È la mia alternativa. Siamo prima. Non è che sta arrivando ora il terquartista sinistro. Niente, Tekin purtroppo involuzione per lui, entra Claudio Morra. Molto offensiva. Domanda di più. Niente, ragazzi, un inizio brutto, brutto, non segniamo. Finisce così 1-0 fra Frosinone e Catania. Non mi è piaciuto completamente. C'è parecchio da lavorare, ragazzi, ma parecchio davvero da lavorare. Analizzeremo questa benedetta partita. Intanto Ascoli Renate 3-0, Carpi 2, Ternana 3, addirittura la Ternana 2 vittorie su 2, incredibile. Chievo Pordenone 2-1, anche per il Chievo 2 vittorie su 2, Crotone e Juve Stabia 3-1. Empoli Virtus Entella 2-2, Frosinone Catania 1-0, Lecce Genoa 0-1. Monza Cremonese 2-0 e Virtus Francavilla 0, Cittadella 1. Prossima partita, signori, abbiamo il Chievo Verona, che è assolutamente in forma strepitosa in questo momento. Va bene, direi, signori, che per il video di oggi possiamo anche chiudere qui. Purtroppo un inizio un po' così così, però ancora siamo alla seconda giornata, c'è sicuramente tempo e margini per un recupero. Ovviamente abbiamo cambiato molto in squadra, quindi c'è anche bisogno di una stabilità e di cominciare a lavorare sodo sugli schemi. Questo è molto importante. Comunque, signori, spero che il video sia stato comunque di vostro gradimento. Fatemelo sapere con un bel pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Da Lux se consigliate tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!